Salve a tutti, ecco qua un video abbastanza insolito per il mio canale su gameplay di UT3, ma proviamo a farlo, dai, vediamo se piace. Allora, volevo presentare vari acquisti che ho fatto ultimamente per PlayStation 3 e Play 2. Allora, cominciamo tra uno dei più famosi, anzi credo che sia il più famoso, Skyrim, che non ha tanto bisogno di presentazioni tra il ricco assortimento che dà già con la confezione base, tra mappa fatta veramente bene, effetto pergamena, un grande open space dove puoi esplorare vari mondi infiniti, proprio vari pezzi della regione di Skyrim che sono veramente infiniti e curati al massimo del taglio. Dopo il grande affare che ho fatto, Fallout Vegas, che bello, gli stessi produttori che hanno fatto Skyrim. È un Skyrim con pistole, però ho fatto un grande acquisto a 4,99€ usato al GameStop, sbalordendo anche il commesso. Dopo Final Fantasy 13, bello. Si può dire che varie questioni sono nate su questo gioco in internet. Dicono che con questo gioco qua la Square Enix ha fatto un gran picco in basso perché la trama ormai non è tanto avvincente come gli altri. Beh, io posso dire che certo non mi ha preso come un Final Fantasy X, però è intrigata e confusionata come cosa, è troppa roba insieme. A me neanche il stile combattimento ormai non è che ha stancato. Dopo Dragon Ball Bastellini. Questo qua io pensavo meglio perché alla fine è un Dragon Ball Z per PSP, ma fatto in Blu-ray per la PS3. È basato sulle tre saghe di Dragon Ball Z, quella di Saiyan, degli androidi e di Ma no, Saiyan, Freezer, Androidi e 6, no, Android 6 e Majin Buu, quindi le quattro saghe di Dragon Ball Z. È in 2D, carino, però non è il massimo. Questo qua invece per me è un gran bel gioco perché hai un vario e varie libertà di movimento, grandi spazi dove muoverti, varie trame alternative oltre le classiche quattro saghe di Dragon Ball Z. Come possiamo vedere da qua abbiamo Broly Super Saiyan di terzo livello che possiamo sbloccare con una trama alternativa, anche possiamo sbloccare Broly e anche Vegeta di terzo livello straordinario. E poi passiamo a un vero e proprio capolavoro di grafica, di paesaggi, di gioco, di storie che ha fatto proprio nel campo videoludico, dico Shadow of Colossus, trovato a un prezzo allucinante, non allucinante troppo alto, allucinante troppo basso per essere vero. Stavo andando, allora vi racconto, stavo andando all'expert, all'expert per farmi un giro, vedere se c'erano varie offerte. Avevo 15€ dietro, ho detto vediamo se troviamo un gioco a 15€ carino. Mi sono imbattuto a questo gioco qua che aveva due prezzi qua, uno a 29€ e uno a 9€. Io, confuso, sono andato alla cassa, ho chiesto scusate qual è il vero prezzo, mi ha detto e mi hanno risposto 9€. Quindi non me lo sono fatto scappare perché è veramente veramente un capolavoro, specialmente Shadow of Colossus ha dei paesaggi che sono meravigliosi. I colossi sono dei veri e propri livelli da giocare, sono proprio un gioco ben ben fatto. Dopo il mio primo sparatutto e anche ultimo che prenderò è Army of Two, carino, sì, avvincente, ma fin là, arriva fin là, dopo basta. Cioè io vorrei provarmi, tutti parlano bene di questo Call of Duty Black Ops 2, vorrei io, però non so, non vorrei mai non vorrei mai rimanere deluso di questa cosa qua. Beh, speriamo bene almeno quello.
Dopo, fan di questa serie qua, io mi sono andato a prendere Devil May Cry 4, sapendo che a gennaio del prossimo anno uscirà il 5. L'ho preso in questa Collector Edition con steelbook in alluminio, con artbook continuo allegato, artbook dove vediamo i vari bozzetti di disegno, i vari mostri che possiamo incontrare nel gioco. Proprio, cioè, l'artbook è fatto veramente bene. In gioco invece si può dire che è carino, sì, però il personaggio principale si può dire che è nero. No, che è nero. Lui è nero e si può dire che è una coppia di Dante su Devil May Cry 3, perché, cioè, anche se lo guardate qua, è Dante da giovane, quindi anche da così potete vedere che è Dante da giovane, cioè. Speriamo bene nel 5. Dopo mi sono preso, incuriosito dal titolo, White Knight Chronicle. È un Final Fantasy praticamente con un altro titolo, perché è un GDR, ha un po' più di libertà di movimento sui combattimenti di Final Fantasy 13, però non è che mi abbia colpito tanto, neanche come la grafica, sinceramente potevano far di meglio, perché spazio lo avevano, materiale anche, bastava lavorarci un po' di più. Buon, Play 3 finiti, passiamo a Play 2. Need for Speed Most Wanted, carino sì, però quello che rimane proprio nel mio cuore di Most Wanted è... no, Most Wanted è di Need for Speed è Underground 2, che quello là potevi fare, elaborarti al massimo, proprio fino a ogni limite immaginabile la macchina, farti proprio diventare degli UFO tra luci, fumo, tutte le minigonne potevi metterli. Là era proprio la vera personalizzazione del materiale che potevi usare. Dopo la vera e propria delusione, Naruto Uzumaki Chronicle 2, chi ce l'ha può confermarmi, è un GDR di Naruto, io pensavo meglio, però mi ha deluso veramente veramente tanto, ma veramente. Dopo passiamo ai veri e propri capolavori della Play 2 per me, Final Fantasy X. Final Fantasy X è veramente un capolavoro, con lei che è Yuna, che ha donato il nome anche alla mia gatta. Praticamente noi saremo questo qua, questo biondino qua, che si chiama Tidus, è... in principio è una star di uno sport che si chiama Blitzball. È anche carismatico come personaggio, cerca di ridere sempre anche nei momenti sempre più tristi per Yuna, perché deve salvare il mondo da una creatura malvagia Shin, che dopo si viene a scoprire che Shin è la reincarnazione di papà di Tiru, Jet. Però non voglio raccontarvi, non voglio rovinarvi tutto se volete giocarlo. Dopo ho il secondo capitolo, ovviamente, essendo amante della serie. Qua già cominciavamo a vedere i sbalzi che faceva la Square Enix, però dai, ha letto un pochettino. Riprende sempre Yuna, che cerca di ritrovare il suo amato Tidus. Il perché lo scoprirete nel 10, che se volete giocarlo, se volete giocare questo qua, dovete per forza giocare a questo. Passiamo a un gioco che non sapevo l'esistenza, è un sparatutto, Legends of Cerberus, Final Fantasy VII, con Vincent Valentine, che è veramente ma veramente bello come gioco. È un sparatutto di Final Fantasy, una coppiata perfetta, dove ci siamo noi con tutta la compagnia di Final Fantasy VII, tra Cloud, Tifa, e noi saremo questo qua. Noi saremo Vincent Valentine, che è questo lupo solitario. Il CD è bellissimo. Ah, guardate, è tanto. È anche libretto di istruzioni. È a colori.
veramente veramente belli. Saremo, come dicevo, saremo aspetta, da qua saremo questo personaggio qua, Vincent Valentine, che si può dire un lupo solitario perché preferirebbe agire da solo, ma non lo fa perché gli altri non lo accettano, ma perché ha paura di fare male agli altri, avendo un gran potere dentro di sé, il potere di Caos, dove insomma la storia è abbastanza articolata. Se avete visto anche il film di Final Fantasy VII o avete giocato a Final Fantasy VII per la Play 1, capirete perché. Dopo un classico, GTA Vice City, bello, ti stressa secondo me, dove puoi ammazzare la gente senza eventuali conseguenze. E basta, questi qua sono i miei più grandi acquisti secondo me. Ditemi cosa ne pensate, da Joy è tutto, ciao!